Parliamo di Dio, no? Di Dio. La domanda è: ma è veramente morto oppure poi in qualche modo è resuscitato dalla fine del Novecento oggi? Sa cosa dice una battuta celebre? Nel 1900, proprio anno 1900, Dio si sveglia e fa: ah, Nietzsche è veramente decrepato. Insomma. Quindi prima di dare per scontato la morte di qualcosa o di qualcuno, a parte le nostre deboli e fragili esistenze biologiche, bisogna andare con molta cautela. Quante volte se ne ha parlato la morte della filosofia, perché la fine della storia non è stata anche quella una favola che ci è stata raccontata? Io penso che sia difficile in un qualche modo liquidare il problema di Dio come un residuo di età superstiziose, diciamo così. È l'atteggiamento di non pochi atei militanti che ci sono anche adesso. Io me la caverei con una battuta di Franz De Waal, grande studioso di primatologia e di antropologia, il quale ha scritto un delizioso libro, Il bonobo e l'ateo. E a proposito delle esigenze morali che sorgono dal basso, la tesi di De Waal, la riassumo in una battuta, è che se noi mettiamo a confronto il bonobo e l'ateo, impariamo più dal bonobo che dall'ateo. Però, Giorello, il suo professore di religione al liceo Berscera, Don Giussani, che poi, lo ricordiamo, sarebbe diventato l'anima di comunione alla liberazione. È interessante poi, nel primo capitolo del suo libro, Senza Dio del buon uso dell'ateismo, il primo capitolo si intitola, non a caso, Contro la reverenza. Ed è molto interessante, ma anche molto ironico, molto leggero nel senso migliore del termine, perché lei cita un dialogo molto divertente in realtà, ma anche molto profondo, tra un prete e un moribondo, che poi è del libertino De Sade. Ecco, la reverenza, il timore della reverenza nei confronti di questo enorme Dio, non è che è il primo vero motore di rifiuto da parte dell'ateo in questo momento? La vera ribellione, diciamo. Guardi, io altrove ho anche scritto che Don Luigi Giussani, il fondatore di Gioventù Studentesca e poi del Movimento di Comunione e Liberazione, per me è stato un ottimo maestro di ateismo. Nel senso che se i religiosi sono quelli, meglio stare con gli atei. Poi ci sono anche gli atei, come per Giorgio Di Freddi, allora uno dice, beh, forse è meglio rivalutare i grandi temperamenti religiosi. Quando ho scritto un libro chiamato Senza Dio, pensavo che senza Dio dovessero essere lo Stato, la scienza, l'arte, non le singole persone, i quali decideranno secondo coscienza e sono sempre libere di cambiare opinione, perché in filosofia credo che nessuno imponga niente. Quando una volta ho letto, non dico chi è lo sciagurato, che David Hume e Charles Darwin hanno imposto al mondo l'ateismo, mi è venuto un lieve senso di disagio. Primo, perché Hume, da buono scettico, non imponeva niente a nessuno e ancora adesso non sappiamo bene da che parte sta Hume nei dialoghi sopra la religione naturale. Quanto a Darwin, se c'era uno che non voleva imporre niente in questioni di credenze religiose, era lui. Chiese ad Huxley di coniargli un termine agnostico proprio per non dover imporre l'ateismo. Quindi non dobbiamo cadere in facili cortocircuiti, insomma. La domanda su Dio resta una domanda pregnante e forte, la riverenza per i vari reverendi è un'altra cosa, ecco, è un'altra cosa. C'è un po', come dire, la differenza tra i teorici liberali della libertà del consumatore, che è una cosa nobile, è il diritto di ciascuno a essere il giudice della propria natura fisica, morale e spirituale, come scriveva John Stuart Mill, e invece l'altra cosa è la volgare caricatura di questo, cioè il consumismo. Tante volte molti reverendi fanno un brutto servizio al Dio di cui si proclamano reverendi.